Qui Diego Dabber 21, salve a tutti. In questo nuovo video interpreterò Charles da Quattro matrimoni e un funerale, capolavoro di 30 anni fa, 1994, con Hugh Grant ed Andy McDowell. Spero che questo video vi piaccia, un cirbir ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, da Beast the World è il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Ho notato che lo sposo e la sposa non si sono baciati in chiesa. Mi è sembrato molto strano. Dalle mie parti baciarsi va per la maggiore. Sì, hai ragione. Probabilmente noi siamo più riservati. Sì, insomma. Ora puoi baciare la sposa è una frase che non compare nel libro delle preghiere. Io avrei una gran paura di andare oltre, di farmi trascinare dalla foga del momento. Andare oltre per te quanto è andare oltre? Non saprei. Vediamo. Questo è una cosa giusta. Sì, questo va bene. Sì, però se una ti bacia così è un tipo freddo. Magari questo va un po' meglio. Sì, però è pericoloso andare così oltre. Se no poi... la foga del momento. Ecco, forse questo vuol dire proprio andare oltre. E dunque, questo era il mio doppiaggio di Charles da... Quattro matrimoni e un funerale, Four Weddings and a Funeral, capolavoro del 1994, 30 anni fa precisi, con Hugh Grant ed Andy McDowell. Spero che questo video vi sia piaciuto, un cirbir ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, da Beast the World è il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. Ho notato che lo sposo e la sposa non si sono baciati in chiesa. Mi è sembrato molto strano. Dalle mie parti baciarsi va per la maggiore. Ah sì, hai ragione. Probabilmente noi siamo più riservati. Sì, insomma. Ora puoi baciare la sposa è una frase che non compare nel libro delle preghiere. Io avrei una gran paura di andare oltre, di farmi trascinare dalla foga del momento. Andare oltre per te, quanto è andare oltre? Non saprei. Vediamo. Questo è una cosa giusta. Sì, questo va bene. Questo è una cosa giusta. Sì, questo va bene. Sì, però se una ti bacia così è un tipo freddo. Magari questo va un po' meglio. Magari questo va un po' meglio. Sì, però è pericoloso andare così oltre. Sennò poi... la foga del momento. Ecco, forse questo vuol dire proprio andare oltre. Thank you.
L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Hugh Grant ed Andy McDowell in una esilarante commedia romantica di 30 anni fa, 1994, Quattro matrimoni e un funerale, Four Weddings and a Funeral, prodotta dalla Working Title Films, per la regia di Mike Newell e per le musiche del compianto Richard Rodney Bennett. Inutile dire che entrambi fanno un lavoro di fino per questo film. Loro e ovviamente anche gli scenografi, vedasi questa clip molto intima o anche la scena sotto la pioggia, o le varie ambientazioni nuziali, le musiche danno il loro giusto mood, tipo per questa scena molto intima diciamo, ma ovviamente... La forza veramente vincente di questo film, che a proposito ha vinto un César come miglior film straniero e un Golden Globe come miglior attore per Hugh Grant, sì, insomma, la forza vincente di questo film è il suo cast. Abbiamo detto Hugh Grant e Andy McDowell, ma ci sono anche Christine Scott Thomas, Simon Collo, Anna Chancellor, John Hannah, James Fleet, Charlotte Coleman, Sophie Thompson, Sarah Crow e tantissimi altri, tra cui, udite udite, il famosissimo Rowan Atkinson. Sapete, no? Johnny English, Mr. Bean, Zazu, Edmund di Blackadder, il commissario Magret. Sì, insomma, lui. Credo di aver reso l'idea. Un cast veramente d'applauso e tanto di cappello. Così come quello italiano. Luca Ward, Rossella Izzo, Teo Bellia, Pietro Biondi, Mauro Gravina, Giuppi Izzo, Mario Cordova, Barbara Castracane, Antonella Rinaldi, Silvia Pepitoni, Claudia Razzi e bella compagnia. Che dire, well congrats! From the very bottom of my heart. Dal profondo del mio cuore. Hehehe, già. Ma di cosa parla di preciso questo film? È molto semplice. Questo film, a sceneggiatura di Richard Curtis, racconta di questo britannico di nome Charles, che fa da testimone al matrimonio tra Angus e Laura nel Somerset, e un po' come Lupo Alberto, è convinto che il matrimonio non faccia per lui. Molto semplice. Finché non incontra questa americana di nome Carrie. Ma no, non quella Carrie. Comunque sì, conosce questa Carrie, colpo di fulmine, Charles rivaluta le sue prospettive, si mostra ben disposto a capitolare con lei, ma hey, piccolo dettaglio, è una donna abbastanza promiscua, e per abbastanza promiscua intendo dire che è stata con più uomini probabilmente della sorella di Lois Griffin. Direte voi, red flag, red flag, red flag. E in effetti è vero che i due protagonisti di questo film siano quantomeno antieroici, ma stica, perché è un film godibile e divertente. In questo film il concetto dell'amore che va oltre ogni ostacolo viene mostrato nel senso che al cuor non si comanda. Quando c'è attrazione tra due persone non ci puoi fare niente. Ovviamente non vi faccio spoiler, questa era solo la premessa. Vi spiego però brevemente il titolo. Quattro matrimoni, per via di tutti i matrimoni dei personaggi principali, tra cui ovviamente anche i nostri due eroi. Un funerale, perché uno di essi ci rimane secco. Al brindisi del matrimonio. La fortuna è cieca, la sfiga ci vede anche troppo. Già. E poi, vabbè, questa clip credo di averla spiegata abbastanza nel commentary. Quindi quello che aggiungerò adesso sono veramente dei dettagli. E in generale sarò breve anche a scanso di spoiler. Humor British al 100%, una rappresentazione ironica e a tratti pungente della wedding culture britannica. E poi c'è il personaggio di Henrietta, l'ex di Charles, che è antagonista, tra virgolette, ma sotto sotto, nemmeno più di tanto, nemmeno a tutti i torti, diciamo. Anche qui niente spoiler, eh?
A voi il giudizio, ma una raccomandazione. Questo è un film che fondamentalmente non va preso troppo sul serio. Del resto, se ha vinto un César e un Golden Globe, qualche motivo ci sarà, insomma. Detto questo, buon trentesimo anniversario a questo film. That's all, folks. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ah, l'amore è sempre stato un tema così misterioso e affascinante. In fondo, questo canale è un po' come un grande banchetto. E si sa, qualche ospite in più fa sempre piacere, già, già. Ecco, forse questo vuol dire proprio andare oltre. You serious? Pericoloso andare così oltre. Se no poi la foga del momento. Ecco, forse questo vuol dire proprio andare oltre. Ho notato che lo sposo e la sposa non si sono baciati in chiesa. Mi è sembrato molto strano. Dalle mie parti baciarsi va per la maggiore. Un tantino poco ortodosso, lo ammetto,